È nostra intenzione coinvolgere l'ordine dei giornalisti perché valuti la piena regolarità del bando. È quanto intendono fare Sergio Tadi e Francesco Milanesi, consiglieri di opposizione in comune a Lodi. Sotto accusa il bando per la scelta del portavoce dell'amministrazione comunale, invece di includere il maggior numero di candidature possibili, tende ad escluderle. Criticato anche il compenso, quasi 70.000 euro all'anno, che nei 4 anni di mandato della Giunta frutteranno al beneficiario 280.000 euro. Se teniamo conto, dicono Tadi e Milanesi in un comunicato, che ha disposto di erogare un contributo di soli 30.000 euro per il fondo anticrisi, possiamo notare la disparità di trattamento della Giunta di centrosinistra. La figura del portavoce dell'amministrazione pubblica era stata introdotta dall'allora presidente della provincia Lorenzo Guerini, politico di professione, l'ha poi traslata al comune assegnandola sempre al suo uomo di fiducia, Claudio Gazzola.